Terzo giorno! Siamo alle terme! Sì. Ed è il compleanno di Teito! C'è un freddo boia, ci sono 0 gradi. Io non ho il cappellino, ma perché sono appena uscito dal taxi. I bagni Sekeni, o come si pronunciano, è una struttura termale che risale al 1881. Successivamente vennero eseguiti dei lavori che ampliarono l'edificio con l'aggiunta di vari settori termali, rendendolo uno dei bagni termali più grandi d'Europa. Porca trota! Ah vabbè dai, non fa così tanto freddo. No! Sì. Bellissimo! Wow, è caldissima! Qua è calda! Ah, bellissima, è bella calda! La signora dell'aeroporto non parlava molto bene inglese. Vabbè, comunque è semplice, ci sono i locker. Braccialetto. Quel braccialetto chiudi e apri il locker. Ti metti l'asciugamano che noi abbiamo comprato. Questa è una cuesta un po' fredda. Anche le ciabatte. Le ciabatte che ce le avevo, te o no, le ha comprate. Sì. Poi ti passa nel tornello ed entri negli spogliatoi, che sono bruttini, però non sono quelli delle piscine termiche. Dice il tempo massimo consigliato nella piscina sono 20 minuti. Abbiamo fatto 20 minuti? Sì, anche di più. Va? Dai. Stai correndo, stai correndo, non male, stai correndo. Teo, corri, cacci. Altro che il Covid, no, ci viene con la polmonite. Ciao, cosa arriva? Gli uomini quasi tutti corrono, noi. Ma che veniamo dall'altra parte del mondo. Dai. Ma no, è fredda. È fredda, è calda. Però dai, è da dire che è più calda l'altra. Infatti, secondo me, infatti dobbiamo correre indietro. No, ora rimaniamo un po' qua. Queste sono diverse, guarda. Andiamo. Corrente. Figa. Cappellino, sempre forever. Che no, perché sicuramente ti terrà il calduccio. Tutto bagnato. Sì, vale. Bello! Ma come fanno a farlo? L'acqua delle terme possiede qualità terapeutiche dimostrate e le temperature delle piscine all'aperto variano dai 26 ai 28 gradi. Ok, ci siamo? No. Dai. 1, 2, 3. Poi quest'acqua è freddissima. Oh, cadere! Ah no, però! Se corri il vento! Il vento è peggio! Fa freddo, amore? No! Guardate che bello! Nice! Qua è bello! Nice! Guarda come ne sta! Queste terme hanno una superficie totale di quasi 3.000 metri quadri, con 19 piscine, di cui 3 sono all'aperto e dedicate al nuoto, al divertimento e al relax, e le restanti sono al coperto, di cui 11 vasche con acqua calda, una con acqua fredda, 3 adibite alle immersioni e una per le cure termali complesse. Ma soprattutto c'è la Beer Spa, non è compresa nel biglietto d'ingresso delle terme, si paga a parte. Circa 70 euro a coppia. Ti immergerai in una vasca di legno con a fianco una spillatrice di birra da cui potrai attingere durante i 45 minuti dell'esperienza. Degustare la birra immersi nel suo profumo al caldo è un'esperienza davvero unica. Abbiamo fatto praticamente tutto il giorno nella spa. Abbiamo fatto dalle 11, 11 e mezzo fino alle... che ora è? Fino alle 6. Consigli. Allora, intanto attenzione a non scivolare. Si scivola sempre. Se ti vuoi portare l'asciugamano è meglio. Asciugamano e ciabattine. Se no li puoi comprare direttamente lì. Io consiglio anche di portare shampoo, balsamo, bagno schiuma, quello che si vuole. Perché le docce hanno una specie di mousse che non serve a niente. Infatti ora tornando in hotel ci risciacquiamo, ci rifacciamo la doccia. Molto belle, c'è un freddo
esagerato quando passi da una piscina all'altra. C'è un buffet piccolo 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 entrando e uscendo, ma c'è anche un piccolo bar. Noi abbiamo mangiato un sandwich in tutta la giornata per star leggeri e magari fare una bella cena, non so, ora vediamo. E niente, approvate, molto belle, costano poco. E anche la Beer Spa. Ah sì. Molto bella, quella un po' cara, però vabbè. Ci sta. Birra, però. Ci sta. Non l'abbiamo mai fatta. Che? Si sta caliente. Anche le papere fanno le terme a Budapest. Ciao! Bella la vita così, che vi fate le terme. Ci troviamo nel parco pubblico di Városliget, uno dei principali luoghi di svago e relax di Budapest. D'inverno ospita la più grande pista di patinaggio d'Europa nel lago artificiale del castello di Vajdahunyad. Questo castello è bellissimo! Si tratta di una copia parziale di un castello in Transilvania. In origine era di cartone e legno, ma divenne così popolare che fu ricostruito in pietra e mattoni. Andiamo a casa. Devo fare la doccia di nuovo. Dai. Calda. Quarto giorno a Budapest e c'è il sole. E oggi andiamo dall'altra parte, quindi andiamo a Budapest. 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 La città di Budapest è divisa in due dal maestoso fiume Danubio. A ovest si trova la saggia e incantevole Buda e a est la trepidante e laboriosa Pest. In realtà al castello di Buda si può salire camminando, però noi vogliamo prendere la funicolare, la ciclo. Quindi andiamo a cercarla per arrivare. Ciao! Per arrivare fin su. Il Budavari Ciclo è una funicolare di Budapest che collega il Ponte delle Catene con il Castello di Buda, inaugurato il 2 marzo del 1870. Grazie! Siamo entrati nel ciclo! È troppo bellina! La cosa più divertente è che siamo saliti sul ciclo. Io ho fatto il video, ma il video si è bloccato e me ne sono resa conto solamente quando siamo arrivati su. Però abbiamo il ritorno, no? Sì. Abbiamo il ritorno. Cercherò di fare il video decente al ritorno, però sarà col buio. Ah! Ora camminiamo, giusto? Sì. Per il castello. Abbiamo appena visto che ce ne sono tipo 15 cose diverse da fare nel castello. Patrimonio dell'UNESCO dal 1987, il castello di Buda è il castello storico usato da re ungheresi a Budapest. In passato venne chiamato anche Palazzo Reale e venne costruito sul lato sud della collina. Al suo interno si può visitare il Museo Storico di Budapest, diviso su quattro piani, che illustra la storia di Budapest dall'inizio alla fine dell'era comunista. Ti sei addormentato? Che fai? Te li ascolti tutti? Tutti i cori della chiesa ti stai ascoltando? No, musica medievale. Te la devi ascoltare tutto il CD, ti devi ascoltare. Nel museo abbiamo potuto ammirare anche una mostra momentanea dedicata ai giocattoli. Abbiamo lasciato il nostro ricordo nel castello. Qui puoi farti il selfie e ti dicono cos'è, tipo da dove vieni, da che parte del mondo vieni a visitare il castello. E puoi lasciare la tua firma e la tua foto. E noi l'abbiamo fatto. Wow, siamo importanti, siamo in mezzo a tutta questa gente. Siamo usciti dal museo, siamo entrati col sole e usciamo di notte praticamente, sono le 5, 4, 4.53, ecco, e questa è Budapest tutta illuminata.
A pochi passi dal castello di Buda troviamo una struttura magica ed elegante che sembra quasi essere uscita da Disneyland, il famoso bastione dei pescatori. Si trattava di una fortificazione costruita con lo scopo di difendere la città dagli attacchi nemici, il cui compito era stato assegnato ai pescatori, da qui il suo nome. Oggi è una meta magica, dove poter rilassarsi, fare qualche foto stile Disney e godersi una vista spettacolare sul Danubio. Dopo aver visto il castello praticamente di Disney, ora se riusciamo andiamo nel labirinto. Sono già nelle butte. Già pronti. Oddio. Ho fatto un po' di scale. Labirinto vuol dire che ti perdi. Io non mi vorrei perdere nei labirinti. Già mi sto cagando addosso. No, Teo, vieni. Io non cammino sola. È buio lì. Mizzica, se mi fanno degli scherzi qua. No, aspetta, non andare solo. No, dai, Teo. No. No, solo. No, dai, non farlo scemo. No, Teo, non ce la posso fare così, No, 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 no. Prima o poi... Stupido. E ora? E se ci perdiamo? Nice. No, si muovono questi due, muoio, tipo. No, non è roba per me, sono... No, dai, Teo, smettila. Sei un c***ione, guarda. Sei veramente un... Non ti sei là, Silvia. Ma dove è il tuo stesso? No, e allora dammi il tuo. Ah, bravo, rimani così, guarda. Rimani così, così non ti fai. No, ma ci siamo non ci vado manco morta. Dai, no, dobbiamo no, andare. No, no, poi prima, non ci più. Dobbiamo andare lì. C'hai il, c'hai la lampada. Perché Teo, devi andare davanti tu. No, dai, no, perché Teo, ti sto filmando io. Dove vai? Sì, dov'è la fretta? Si, mi sono temerato. Dai, dai, Teo. Dai, 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 sì, non sì, che non volevo te. Si, sì, mi volevo vedere, no, che, Teo, volevo, che cosa è? È una sala, dobbiamo vedere la sala. La sala. No, cioè, dobbiamo seguire la musica. Seguita. Vieni, vieni, vieni. No, dovevo andare a Buda per fare il labirinto io. Salve. Il mio risparmio è pronto. Dai. Silvia. Stavo dicendo che qui potresti fare una bellissima festa dell'orrore alla quale io non parteciperei neanche una volta. Però potresti farla benissimo, potresti cagare un sacco di persone. No. Ma come fanno a lavorare? No. Il signore che si soffia là, se non intenzi via che si è cagata. Non so se piangere o ridere. Salve. Sì. Avrà pensato che la sta prendendo in giro, ma non mi ha fatto solo cagare addosso, non poteva soffrirsi il naso in un altro momento. No, quando io devo uscire. Cosa che ci consigli? Consigli, se siete claustrofobici, io non lo sono, però se siete claustrofobici sicuramente no. Se avete paura, auguri. Perché io mi sono cagata addosso, soprattutto se il tipo ti bissoffia alla fine del percorso. Siamo usciti dal labirinto, ora riprendiamo la funicolare, farò il video, sarò attenta a fare il video che non si blocchi. Andiamo giù. E poi decidiamo se stare a Budapest, a Buda o Pest. A Buda o Pest, perché a Budapest ci siamo. Vai.
ad andare al New York Café. Beh, che dovrebbe essere un bellissimo caffè. Vediamo se ci fanno entrare. All'inizio del XX secolo, il New York Café era il caffè più bello e amato di Budapest. Era un luogo frequentato da artisti, scrittori ed editori. Siamo riusciti ad entrare al New York Café. Dopo la Seconda Guerra Mondiale cadde in rovina, ma dal 2006 ha recuperato il suo splendore originario. Ci sono arrivati la cioccolata, 3 mini dessert, mixi dessert e il cappuccino di Teo che ti ha ordinato. 24 gelati. Finiamo i nostri caffè dolcettini e andiamo a nanna, che il viaggio ormai purtroppo è finito. Domani si riparte. Uffi, siamo in aeroporto a Budapest. Budapest a me è piaciuto tantissimo. Anche a me. Molto bella, un freddo esagerato. Sì. Quindi nel caso coprirsi, soprattutto se si va in questo periodo, si mangia bene, un po' pesantuccio, le porzioni sono enormi e insomma si può pagare tutto con la carta, bellissima. E noi abbiamo fatto 4 notti, 5 giorni. Abbiamo visto un sacco di cose, abbiamo camminato tantissimo. Ovviamente ci sono tante altre cose da vedere. Quindi sicuramente torneremo. Potremmo tornare in un futuro. E niente, ora dobbiamo andare a prendere l'aereo e dobbiamo tornare dalle nostre tre cheese. E quindi torniamo per Milano. Molto bella Budapest, ci è piaciuta tutte e due. E besitos!